ci sono casi che attirano subito l'attenzione mediatica. Oggi si parla dell'ultimo virus che occupa la cronaca quotidiana, domani si parlerà del modo di sgominarlo. Adesso stiamo valutando, tra poco avremo l'informazione dall'ICDC per vedere di quale ceppo si tratta. Comunque che ci siano infezioni da coli ci sono sempre state, ora vediamo qual è il batterio responsabile. Le malattie infettive sono un problema incontrollabile, ma... Ma non è, sono un problema incontrollabile, non è vero. Le malattie infettive possono essere controllate attraverso le misure di prevenzione primaria e attraverso i nostri comportamenti. Le misure di prevenzione primaria sono innanzitutto le vaccinazioni, sono l'identificazione precoce delle malattie, il trattamento dei casi e soprattutto cercando di evitare con un comportamento corretto da un punto di vista alimentare, da un punto di vista di vita e anche sessuale, quelli che sono i rischi che oggi noi sappiamo che esistono. Proteggerci, ma forse è anche il caso di dire che a volte c'è troppa paura preventiva? La paura preventiva può essere un rischio. Però secondo me bisogna avere consapevolezza, non avere paura, ma essere consapevoli di quello che c'è intorno e quindi comportarsi di conseguenza, con molta tranquillità, ma non dimenticandosi dei comportamenti importanti e poi ci allarmiamo quando invece delle semplici precauzioni sarebbero state sufficienti. Ricerca, amministrazioni centrali, associazioni, volontariato, medici, infermieri ed altro ancora, è questo il mondo che può offrirci elementi di prospettiva futura per il sistema sanitario. Dal dibattito fra esperti del settore arrivano anche i consigli per sconfiggere il male del momento. Al di là delle precauzioni che sono sempre necessarie, ribadiamo che a parte che in Italia non abbiamo avuto ancora casi, abbiamo un sistema di sicurezza alimentare proprio inteso e funzionante per proteggere da queste emergenze e quindi non c'è da preoccuparsi.